Grande fratello VIP, Antonella contro il pubblico, mi hanno capita, io sono vera. Nella casa del grande fratello VIP gli equilibri si sono capovolti. Per mesi Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizzone hanno stravinto al televoto, risultando più volte le preferite del pubblico da casa. Tuttavia, per la seconda volta consecutiva, Antonella si è ritrovata battuta, la settimana scorsa da Alberto De Pisis, mentre invece nella puntata di giovedì 16 febbraio 2023, l'ex schermitrice e la modella triestina, sono state battute da Oriana, la quale ha trionfato con il 43,5% di preferenze. Dinanzi a questo risultato, Antonella ha sbottato contro il pubblico, lamentandosi con il suo Edoardo. Subito dopo la puntata, Antonella delusa si è lamentata con Edoardo Donna Maria, accusando il pubblico da casa di non capire né lei e neanche Nikita. L'ex schermitrice ha esordito dicendo: "A me dispiace solo che il pubblico ancora una volta non ci ha capite a me e Nikita. Questo forse perché noi siamo troppo vere, ecco il vero problema. Va avanti in questo programma chi fa le trasciate. Chi è volgare, scurrile e dice sempre le parolacce in dirette." Edoardo, dopo aver ascoltato lo sfogo della sua ragazza, ha risposto dicendo che probabilmente è il contrario di quello che dice Antonella e spesso a fare TV spazzatura è lei e non Oriana. Dopo lo sfogo con Donna Maria, la influencer si è sfogata anche con Martina Nasoni e Nikita, dicendo che entrambe stanno subendo troppe cose all'interno del grande fratello VIP da ormai troppo tempo e il pubblico non riesce più a capirle. Antonella ha poi aggiunto: "Noi ci siamo rimaste male, anche per l'aria che stiamo vivendo qui dentro la casa. Le persone vere qui non vengono capite, non capisco come possa essere lei la preferita. Forse da fuori hanno fatto cambiare idea al pubblico." Le parole di Antonella non sono piaciute ai telespettatori, che hanno consigliato alla giovane donna di iniziare a chiedersi come mai non l'apprezzano più come prima, piuttosto che dare la colpa ad altri. La nuova puntata del Grande Fratello VIP, andata in onda giovedì 16 febbraio 2023, ha tenuto incollati davanti al video dalle 21:51 all'1:26, ben 2.480.000 spettatori, con uno share del 18,7%. A trionfare la sfida degli ascolti è stata però la fiction di Rai Un Decalitro titolo Che Dio ci aiuti 7, che ha invece interessato 4.017.000 spettatori, con uno share pari al 20,7%. La prossima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini andrà in onda lunedì 20 febbraio 2023 ed in nomination ci sono Andrea, Antonino, Daniele, Nicole Murgia, Nikita e Sara Altobello. Uno di loro dovrà definitivamente abbandonare la casa del grande fratello VIP.